Mamma, che fatica, che fatica. Io così a fine anno non ci arrivo, che fatica. Prima partita molto, molto faticosa contro l'esordiente Sud Tirol. Che fatica, che fatica. Più che altro nel secondo tempo, perché primo tempo bassissimi ritmi, pochi giocatori che hanno preso l'iniziativa, uno dei pochi è Emanuele Ndoye che ha fatto una partita straordinaria. Ndoye che andava a recuperare una cattiveria agonistica fuori dal comune, poi calcio di punizione, che cosa ve lo sto a dire? Spettacolare! Lui, Lezzerini e Bianchi, i giocatori più in forma di questo Brescia che si stanno trascinando questo Brescia sulle spalle. Allì, secondo me, abbastanza bene, non ha fatto malissimo, si è impegnato molto, ha provato comunque a dare anche l'assist per Bianchi, poi è andato in gol, però era fuori gioco, però nel complesso ottima parata da Allì, comunque si impegna sempre. Morea l'ho visto un po' malino stasera, però fa niente. Per Stefano che ci mette sempre l'anima lo stesso. E parliamo un po' del secondo tempo, più che altro, perché il primo tempo poche emozioni, tranne la punizione di Ndoye che l'ha sbloccata, si aveva una situazione o da angolo o da punizione per sbloccarla e l'ha sbloccata Emanuele Ndoye. Nel secondo tempo soffriamo davvero tanto, perché infatti alla fine arriva un calcio di rigore per il Sud Tirol che vedendo adesso ci può anche stare perché la trattenuta c'è e Lezzerini. Lezzerini lo pare, Godopoli, Godopoli, Lezzerini fa una parata assurda e la para. E poi sulla ribattuta Godo, Mazzocchi la butta fuori, mamma che scarpone. E niente, poi gol di Bianchi, andiamo in gol, altra occasione per Bianchi, parata ancora del portiere del Sud Tirol. E niente, comunque alla fine è stata una partita che abbiamo sfruttato la nostra cinicità in avanti. Sud Tirol ha avuto molte occasioni per riaprirla più di una volta. Anche con un gol fuori gioco, molte occasioni, calci d'angolo sprecati, e alla fine però l'abbiamo portata a casa. Questo è l'importante, avanti così, 3 punti d'oro e si va a Frosinone con il coltello tra i denti. Ciao ragazzi, ci vediamo domani con la live reaction dallo stadio.